With no warning, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave. 'Cause you had my heart in your hands, soft like a summer. And then it was a deadly dance, and I knew if I stayed, I wouldn't stand a chance. Thunder, lightning, hit me, struck me right in this heart of mine. I was bound to fall down into the wild winds. It picked me up. Just like the bolt from the blue you came right in, loved me to the bone. Couldn't believe that you were mine, never felt this kind of love before. And you had my heart in your hand, soft like a summer. Then it was a deadly dance, and I knew if I stayed out,
on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Ooh, cowgirls don't. E buonasera a tutti e buonasera Lucilla. Buonasera a voi, grazie, grazie Daniela per l'invito, grazie a Gina Antonelli per avermi voluta qui. Sono ancora estasiata dal meraviglioso video di introduzione. Oh. Bello, bello. Non l'avevo grazie. Visto per intero, bellissimo. Grazie, grazie mille e grazie a te di aver accettato e aver dato la tua disponibilità a essere qui con noi. È un onore veramente, Lucilla, per tutto ciò che fai e per tutto ciò che porti, per tutto ciò che espandi in questo è mondo reciproco. Così tanto bisognoso di luce e di positività. Di anima, c'è bisogno di anima. Infatti, la nostra Lucilla viene chiamata la dottoressa dell'anima. E questa sera ce l'abbiamo qua con noi, la dottoressa dell'anima. Meraviglioso. Meraviglioso. Allora, grazie. Ma figurati, è un piacere. Allora, salutiamo tutti voi che siete qua, sempre carissime, guardate qua, tutte le mie amiche. Salutiamo Salvatore Cusumano, che è il nostro metafonista, salutiamo Maria Chiara, mamma mia, Nadia, ciao Nadia, Paola, la Maria Grazia, che dire, Patrizia, grazie mille di essere qua tutti quanti siete e vedrete che serata passeremo insieme. Nell'attesa di aspettare, di vedere se vedo la nostra Gina, scusate ma io devo sempre guardare qua, per ora non la vedo e quindi nel frattempo io saluto Patrizia Perrone, che è questa, che era con noi questo weekend perché è stata qua a Pisa a fare il seminario di registi akashici al quale io ho partecipato. Bellissimo. Ve lo consiglio a tutti, amiche e amici, perché è un'apertura meravigliosa al mondo spirituale, è una cosa non avrei mai pensato. Io che parlo sempre di tutti gli argomenti e anche di quello, vi consiglio alla prima occasione che trovate di fare questo percorso perché è meraviglioso. Quindi, questa sera invece parliamo con la nostra carissima dottoressa dell'anima, Lucilla Menici, praticamente come titolo della nostra serata abbiamo un argomento a noi ovviamente molto caro e molto, molto trattato qua da noi. La morte come rito di passaggio. Quindi è una relazione che la nostra Lucilla, che vado a presentare immediatamente, eccola qua, ve la presento subito. Allora, cominciamo a capire chi è Lucilla, perché è importantissimo questa introduzione per capire bene tutto ciò che fa Lucilla Menici. Allora, Lucilla è dottoressa in scienze e tecniche psicologiche, master accademico indipendenze psicologiche, strategie e prevenzione, master in counseling relazionale,
esperta nella relazione dell'aiuto e di pratiche energetiche che dal 2004 diffonde con dedizione. Promuove attività negli ambiti della psicologia, della salute e della prevenzione del disagio, ampliando la consapevolezza del sé spirituale come risorsa integrativa all'armonia interiore. Da sempre sensibile alle tematiche del lutto e della morte, creando diversi incontri dedicati alla gestione del dolore emotivo. Percorsi evolutivi per la cura dell'anima e sviluppo della consapevolezza emotiva, seminari e conferenze multidisciplinari, percorsi individuali e o in coppia per sostenere e equilibrare diversi ambiti esistenziali nella prevenzione di disagi e riscoprire nuove risorse interiori. Percorsi individuali e di gruppo per sviluppare un sentire profondo ed extrasensoriale, ritiri esperienziali, dal quale la nostra dottoressa è appena tornata da poche ore, vero? Spirituali, meditazioni e scene moderne, M&M, per la cura dello spirito, percorsi per le donne nel recupero del potenziale sacro e divino femminile, channeling, medianità, angel therapy, memorie dell'anima, celebrazioni sacre. E sto. Diciamo che ho iniziato molto giovane, ho avuto la fortuna di iniziare molto giovane, già alla matura, ai 18 anni con la maturità sono stata subito catapultata in questo mondo, per questo ci sono tante attività. Ecco, perfetto. Allora, ecco qua, è arrivata la nostra Gina. Ciao Gina, buonasera. Ciao a tutti, a Daniele, un grazie immenso a Lucilla. Ma grazie a te Gina, non vedo l'ora di conoscerti di persona. Succederà presto. Sì. Perché appena ripasseremo l'inverno, Natale, la Befana e poi tutte le feste consacrate che ci sono, noi avremo un convegno al quale la nostra Lucilla parteciperà. Ed è un convegno che si svolgerà il 16 e il 17 di marzo in quel di Torino. Quindi, sarà molto piacevole. Noi amici ancora non abbiamo fatto pubblicità al convegno, in quanto ci sono ancora delle piccole cose da mettere a posto, ma presto vedrete che metteremo la nostra pubblicità a questo meraviglioso convegno. Quindi, che dire, dopo aver salutato e dato un bacione alla nostra Gina, iniziamo la nostra meravigliosa serata, in cui Lucilla ci parlerà del rito, il rito della morte. Perché il rito? Allora, diciamo che questa relazione che appunto ho portato in un convegno dell'anno scorso prende un po' diversi filoni che li unisce, quindi c'è un po' della psicologia, dell'antropologia e ovviamente anche della spiritualità. E ci tengo solo a sottolineare che dottoressa dell'anima, perché sennò Danila, no? È che mi definiscono così, proprio perché, diciamolo, perché sennò dice, magari non è che me lo sono dato io l'appellativo, no, certo. a forza di aiutare tante persone a riconnettersi con l'anima che siamo, alla fine mi ha detto tu sei una dottoressa dell'anima e da lì, siccome mi ha suonato e mi è piaciuto, è arrivato questa identità, diciamo così, sociale. Perché sociale? Perché appunto il rito di passaggio, e quindi anche qui entriamo nell'argomento della morte come un rito di passaggio, è un rito di passaggio considerato proprio nella nostra società. Ovvero sono quei momenti che legittimano pubblicamente il passaggio di un individuo da una condizione ad un'altra. Ma non è soltanto per la morte. Ad esempio, noi viviamo riti di passaggio nel momento in cui veniamo al mondo. La nascita è un rito di passaggio in cui dal grembo materno veniamo fuori e ci troviamo in una condizione
nuova. La stessa madre, donna, si trova in una nuova fase della vita perché diventa appunto madre, così anche il padre. Quindi anche il battesimo poi viene considerato un rito di passaggio, l'unione viene considerato un rito di passaggio, la laurea viene considerato un rito di passaggio. Quindi tutti quei momenti importanti della nostra esistenza che mettono proprio un segno, lasciano un segno in cui da una condizione ne passiamo ad un'altra. Ed ovviamente anche la morte è considerato un rito di passaggio. È chiaro che tutto questi sono riti che ci iniziano ad una nuova fase. Si tratta proprio di passaggi che trasformano profondamente la persona e talvolta la trasformano anche in maniera irreversibile. Quindi immaginiamo, mi piace portare questa immagine perché è quella che ho visto io sono una visionaria e quindi lavoro tantissimo con le immagini, con queste visioni. Immaginiamo la nostra vita come un cerchio, quindi un'esistenza circolare, dove dal momento in cui nasciamo facciamo tutti dei passaggi che ci portano a crescere, a fare tappe evolutive che riguardano chiaramente il soggetto, per poi arrivare a quella conclusione, non conclusione, che è appunto il passaggio da una dimensione a un'altra, che è quello appunto della morte. Chiaramente questo cerchio riprende un po' la forma di un tondo, quindi è una forma che possiamo ricondurre anche al pianeta Terra, no? Alla nostra sfera, e che ci porta ad entrare a vivere tutte le fasi che nel mondo siamo chiamati a vivere, cioè non c'è scampo. Nessuno qui presente è anch'io, quindi anche me, la sottoscritta, è esente dalla morte, nessuno è esente dal dolore, nessuno è esente da esperienze che trasformano profondamente la nostra intimità. Quindi è un cerchio che noi attraversiamo di fase in fase e senza una fine, se non quella del mondo terreno, perché appunto la sfera la troviamo nella Terra. Se entriamo oltre la Terra, quindi immaginiamo che ci catapultiamo come dei missili nell'universo, e lì troviamo forme? No. Ecco allora che lì c'è un'altra dimensione che non ha forma, non ha, diciamo, non ha un contenitore come appunto è la Terra, e dove noi entriamo in una, diciamo così, in un'altra fase che ci porta ad un altro macro e immenso cerchio, se vogliamo mantenere l'immagine del cerchio, perché poi effettivamente non sappiamo realmente se è un cerchio, perché appunto è immenso. Ecco allora che la Terra ci confina a vivere, ci contiene a vivere dei riti di passaggio, che appunto prevedono una nascita, prevedono un'evoluzione e prevedono poi una morte, perché è quell'altro rito di passaggio che si va a completare con appunto questo cerchio dell'esistenza terrena. Quindi sono momenti inevitabili di passaggio in cui ognuno di noi vive una profonda trasformazione fisica, di pensieri anche, ma soprattutto di coscienza e soprattutto di anima. Ora, di anima se ne parla tanto e voi lo sapete meglio di me che trattate tantissimo questo tema. A me l'anima piace vederla, considerarla come un
punto luce che è in ognuno di noi e che ci porta a manifestare la nostra autenticità sulla terra e vivere nella bellezza della vita. Allora, i riti di passaggio ci permettono di entrare nella profonda presa di coscienza di quello che avviene di trasformativo dentro ognuno di noi. E la morte, ad esempio i riti di passaggio più conosciuti popolarmente, no? Proprio che conosciamo, sono i riti funebri, che contengono gesti, che contengono azioni, contengono parole, che richiamano proprio alla condivisione di un momento drammatico, perché si svolgono proprio in un evento in cui le persone vivono quella trasformazione profonda, intensa, che porta il dolore. Il dolore emotivo ovviamente avvia inevitabilmente a un cambiamento. E non possiamo stilare un modo standard per vivere il dolore, perché il dolore emotivo è alquanto soggettivo. Pertanto ognuno di noi vive il dolore in maniera differente, quindi questo va già ampiamente rispettato. Non possiamo pretendere che tutti vivano il dolore in maniera uguale o minore o inferiore o maggiore di qualcun altro. È unico e soggettivo. Il rito di passaggio ci porta proprio a conoscere la morte come un momento da, passato il termine, da celebrare. Perché come celebriamo la nascita, come celebriamo l'unione tra due persone, è altrettanto importante dare onore e celebrazione a quell'anima che ha chiuso quel cerchio terreno per espandersi chiaramente in una dimensione illimitata, sconfinata, e quindi va celebrata. Allora, che cosa avviene? Che diviene per noi terreni che rimaniamo, diviene un processo che ci porta a vivere nuove dimensioni di noi stessi. Quindi non soltanto le dimensioni che appunto possono essere quella più terrena da quella più elevata spiritualmente, sono proprio dimensioni interiori, cioè si rompe qualcosa dentro che ci permette, ci dà la possibilità di entrare, ci dà la possibilità di entrare a sentire qualcosa di nuovo che si sta aprendo in noi. E a volte questo invece può spaventare, perché il dolore è talmente forte, talmente proprio lancinante, che ci viene subito di chiuderci. In realtà queste fasi, come appunto un rito di passaggio che noi tutti siamo chiamati a vivere, ci porta la possibilità di vedere dentro, grazie a questo, a questa crepa, grazie a questo squarcio. Infatti mi piace pensare sempre come la luce possa entrare nelle crepe, è solo lì che può penetrare, può darci una visione più chiara di quello che si sta muovendo dentro di noi. È chiaro che noi dobbiamo fare i conti con la mancanza fisica della persona cara, è chiaro che noi dobbiamo fare i conti con tutto quello che riguarda un'abitudine quotidiana, con un tocco, però ecco, da qui la morte può veramente aprirci a una dimensione nuova di toccare comunque la persona cara in un altro modo. E qua l'associazione di Gina, insomma, ne è maestra, quindi senza che entro, no, in questo campo, perché già ci sono tantissimi strumenti che mettete a disposizione. Quindi la morte ci traghetta in una dimensione spirituale di continuità,
che corrisponde ad una vita che continua ad esistere, perché, come dico sempre io, la vita è vita, la vita non muore mai. E quindi si inizia questo passaggio trasformativo in cui l'anima viene celebrata nella sua trasformazione e ci porta chiaramente a esperire, a farci anche a noi che rimaniamo sulla terra, a sperimentare la vita ultraterrena. Quindi il defunto, quando se ne va, non se ne va mai per caso. Se ne va perché poi c'è una vita che deve continuare. E quindi da quella dipartita, da quella celebrazione della dipartita, arriva l'iniziazione. Noi che rimane siamo iniziati a fare i conti con queste crepe che fanno entrare questa luce che magari prima non avevamo mai visto, non avevamo mai considerato, perché ci entra nelle parti più profonde che mai avevamo scardinato e che ci porta a vivere la possibilità di espandere la nostra coscienza. Quindi a me piace citare, l'ho citato anche nella mia tesi di laurea, perché sono un'antropologa mancata, come mi hanno detto in facoltà, mi hanno detto questo. Forse perché ho viaggiato sempre fin da piccola e quindi ho sempre avuto la fortuna di conoscere tanti popoli, diverse culture, diverse etnie. E quindi già da bambina mi si è aperto un mondo di come altre parti nel mondo vivessero magari le stesse tematiche, però in maniera completamente diversa. E quindi io già, Daniela, all'età di 8 anni, facevo delle domande ai miei genitori che rimanevano a bocca aperta, perché ancora ricordo magari un rito africano. Io ho vissuto tanti anni in Africa per il lavoro di mio padre, dove c'era appunto la celebrazione di un defunto, e i parenti, invece di essere lì tutti con le lacrime agli occhi e disperati come noi siamo abituati qui, no? A vedere, li vedevo che sorridevano, mangiavano, danzavano, allegri. Certo. Allora io ho detto ai miei genitori, ho detto, ma era un nemico quello che è morto. E quindi i miei rimanevano, perché dice no. E allora lì però per me è stato aprire, no, un varco ad altre possibilità, altre conoscenze. Allora ecco che mi piace citare Robert Hertz, che è appunto un antropologo, perché gli antropologi studiano, no, le varie popolazioni per comprendere anche, no, l'aspetto psicologico dell'individuo, della società, che dice, vi leggo testuale citazione, che una società sana non può ammettere che un individuo che ha fatto parte della sua sostanza, quindi la sua società, sul quale ha impresso il suo marchio, quindi il suo ruolo, la sua identità, sia perduto così per sempre. E quindi l'ultima parola deve restare alla vita, in forme diverse, ma il defunto in questo modo uscirà dal mondo angoscioso della morte per rientrare nella pace della comunione umana. Cosa ci dice Hertz? Ci dice che quando una persona se ne va da questo cerchio, da questo pianeta Terra, quindi se ne va solo in questa dimensione terrena, cioè perde l'identità sociale. Infatti io faccio sempre l'esempio, no? Se morite, se moriamo con un sacco di debiti, noi poi per lo Stato non esistiamo più, quindi non si può venire a reclamare niente nessuno a noi. Questo per dire che noi moriamo, cioè perdiamo proprio esistenza a livello sociale, ma a livello animico, a livello d'affetto, a livello di amore, a livello di ricordi, quello rimane sempre in vita. E allora poter pensare, poter
vivere, portare alla luce tutti questi ricordi pieni di amore, porta onore a quell'anima che ha appena lasciato il corpo. È chiaro che ci sono diverse morti, no? Quindi non è sempre una passeggiata di salute affrontare, che non passi questo messaggio, assolutamente. Però è anche come noi approcciamo alla morte a livello culturale che fa la differenza. Quindi l'esempio dell'Africa è un esempio concreto che esiste, ma come Africa, come tanti altri posti nel mondo. Quindi è una separazione che avviene soltanto su un fronte sociale, perché la morte ci porta in realtà a prendere atto che noi possiamo accedere ad altri mondi, possiamo accedere a quell'infinito, no? Che sta fuori, se vogliamo dire fuori, sta oltre quel cerchio, sta oltre quel pianeta Terra, però noi rimaniamo intrappolati qui tante volte e quindi la disperazione avviene perché ci pensiamo finiti qua dentro, quando in realtà c'è tutto quell'immenso che va oltre, che ci porta a sentire che in realtà non c'è una separazione tra le anime, ma c'è un continuo contatto, una continua interconnessione e che ognuno attraverso proprio il rito di passaggio della morte è chiamato a intraprendere, è iniziato a questa nuova dimensione. Quindi, come dico sempre io, Daniela, è vero, la morte ci chiude, diciamo, l'esistenza nella società, no? Quindi come ruolo sociale, quindi legati i documenti, legate tutto, no? Quello che riguarda appunto il livello sociale. Però esiste anche un'altra società, o meglio, possiamo magari chiamarla dimensione, no? Che spesso viene poco considerata o peggio dimenticata, che è l'anima. La dimensione spirituale innata dell'essere umano. Quindi c'è una società invisibile che è fatta di anime, che se ne frega del ruolo sociale, perché continua ad esistere, e che interagisce costantemente con tutte le anime, quindi anche con la nostra anima. Quindi da quella società invisibile non c'è niente di tutto questo, perché c'è l'anima e basta. Quindi non stanno a vedere il mio conto corrente, il mio passaporto, il mio documento. Sei anima, io ti vedo e ti riconosco come anima. Ed è qui che dobbiamo entrare come rito di passaggio. Quindi la morte ci dà l'iniziazione spesso ad entrare nell'anima. E entrare a far parte di una società che appunto è quella delle anime, che sono con noi sempre, perché l'anima non conosce confini, non ne frega niente del cerchio, del contenitore, della terra, dell'universo, fluttuano, viaggiano, quindi non hanno confini. Siamo noi che abbiamo il confine, perché siamo terreni. Siamo confinati con il corpo materico, ma siamo sconfinati nello stesso tempo con la nostra anima. Quindi andare, no, ad armonizzare questi due aspetti porta la persona a vivere la morte come un rito di passaggio da celebrare, da onorare e ovviamente affrontare anche il dolore umano in maniera completamente diversa. Lo ci scopo un po' questo. Ci sarebbero già qualche domanda e ti chiedo se sei d'accordo che te le legga, sì. Perché altrimenti, cioè, queste domande rischiano di perdermi. Trattare
un argomento attuale che poi trattandolo dopo perde il suo significato. Allora, qui abbiamo la nostra Nadia, credo di aver visto, perdonami ma se non mi scrivono chi sono, io purtroppo divento, sembro matta, ma sto cercando la stessa domanda, la cerco dopo. La domanda... Ok, va, sì. Buonasera Lucille e Danila, volevo chiedere cosa succede quando l'anima si stacca dal corpo fisico e cosa succede nel momento del trapasso. Grazie infinite. Allora, grazie per questa domanda. Per mia esperienza, perché qui ovviamente non c'è una verità assoluta, però per mia esperienza, cosa succede? Succede che nel momento in cui accade questo momento in cui l'anima sente che è arrivato il momento di lasciare quel corpo, quindi intanto è già tutto, come dire, è già tutto scritto, nel senso che l'anima quando si incarna già sa il percorso che dovrà fare e spesso accade che si sceglie anche, no? Il nucleo familiare, perché c'è anche qui un piano evolutivo chiaro di quel nucleo di anime. Quando lascia il corpo succede che l'anima inizia una sua fase ascensionale che la porta a chiaramente fare un po' un excursus di tutto quello che è stato nelle azioni della Terra. E quindi in base al vissuto di quella persona anima si farà un percorso più lento e graduale o più veloce ascensionale. Si passa ad altri piani, ad altre dimensioni. Sono considerati anche degli aspetti importanti come l'anima, in quanto soffio, no, vitale, porti poi anche a sostenere la vitalità di chi rimane. Ma chi rimane è chiamato a alimentare quel soffio vitale per, diciamo così, come dire, essere trasportato in questa evoluzione, iniziazione che dicevo poco fa. Quindi questo è quello che può accadere quando si stacca, che poi non è uno stacco netto, è un qualcosa di molto, è molto dolce come movimento. E che porta anche a prendere sempre più la dimensione spirituale di quell'anima che da una dimensione densa come quella della materia si ritrova chiaramente a sentire un sollevamento, un'elevazione che per noi può essere chiamato distacco, per loro è un'elevazione. Sì. E si toglie da tutti i pesi che la Terra ci porta. Ecco qua, e questa era Patrizia, che ringrazio e saluto. Allora, questa invece è Nadia, carissima. Allora, ciao, buonasera. Nadia. In questi giorni mi sono chiesta, una persona che subisce un trapianto, magari di cuore, l'organo trapiantato può portarsi dietro un pezzettino dell'anima della persona a cui apparteneva, tanto da fondersi con l'anima di chi acquisisce l'organo? Allora, questa anche è una domanda molto... È una domandona. Allora, intanto c'è anche un aspetto che dobbiamo considerare, che è quello delle memorie cellulari. E quindi la scienza ci dice che già questo avviene. O anche quando noi facciamo delle trasfusioni di sangue, quando noi facciamo un organo, prendiamo un organo che ci è stato trapiantato, noi acquisiamo già delle informazioni che erano dell'altra persona. Da fondersi con l'anima di chi acquisisce l'organo diventa sicuramente un elemento inclusivo che influenza ed interferisce
con il corpo che ha ricevuto l'organo e ovviamente l'anima. Quindi c'è anche lì un gioco sottile che non è mai casuale, che arriva un organo da una persona che non conosci. Magari quell'anima è scesa lì proprio per darti quel cuore, per farti proseguire la vita, e spesso accade che il trapiantato cambia completamente vita, cioè acquisisce una consapevolezza più profonda e amplia una visione della vita, includendo magari altri aspetti, altre dimensioni dell'esistenza. Eh sì. Poi il cuore, qui ci sarebbe da fare un'altra diretta sul cuore. Sì, perché io ne ho parlato tanto negli anni, perché il cuore, però così poi usciamo, però giusto per aprire o chiudere una parentesi, il cuore sta sempre di più acquisendo nella scienza un ruolo sempre più importante a livello di intelligenza. Quindi ci sono studi che stanno dimostrando come il cuore abbia un'intelligenza sua, quindi che memorizza, che anticipa, che sente, c'è un cuore sensitivo. Cioè qui, Danila, io potrei cambiare argomento e andare su un'altra tematica, perché il cuore è un aspetto che a me interessa tanto, proprio perché è il varco che ci apre alla dimensione dell'invisibile, proprio perché noi abbiamo un cuore sensitivo. Ci sono tanti esperimenti fatti dove viene dimostrato questo, magari in un'altra occasione ne parliamo. In psicologia sono stati fatti diversi esperimenti che denotano come ci sia veramente una sensitività che arriva non da qua, ma da qua. E questo è un organo da coltivare, è un organo da coltivare e da prenderci cura, al di là che è un organo vitale, ma è anche un organo, mi permetto di aggiungere Danila, poi basta, che è un organo spirituale potentissimo. E non è una scoperta di oggi, perché in Egitto, quando facevano il rito, di mummificazione, cioè di della morte, sì, la parte proprio della morte. Il cuore era considerato quello che noi consideriamo il cervello, il custode di tutto il nostro pensieri, di tutte le nostre azioni, da lì derivava. Ma infatti il cervello veniva buttato, mentre il cuore veniva custodito, non doveva abbandonare il corpo, e ci mettevano anche dei guardiani a protezione. Sì, sì. E qui chiudiamo, perché altrimenti cominciamo a parlare di argomenti diversi. No, ma oltretutto nell'antico Egitto, tu sai, no? Occupandomi di esseri moderni, tu così mi apri proprio, me la fai sul Danila. Non vorrei. Vabbè, però ad esempio veniva pesato il cuore. Come no? Come vabbè, no? Ne parleremo un'altra volta. Sì. Parleremo del cuore, dell'organo spirituale del cuore. Perfetto, io ci sto, perfetto. Anch'io. Bellissimo. Spero di aver risposto, Nadia. Certo, sì, ti ha già detto grazie. Grazie a allora, te. Allora, qui sempre Nadia, sempre la nostra Nadia, che dice: l'anima può anche reincarnarsi in più persone contemporaneamente o una soltanto? Ma ti immagini che casino che sarebbe? No, per mia esperienza è una soltanto, cioè nel senso di vita in vita. Di vita in vita? Eh sì. Già siamo complicati e complessi con l'anima, il cervello, il cuore, l'intestino, cioè abbiamo tante di quelle informazioni. Immaginiamo di avere, no, anche l'anima che è una ma sta in diversi corpi. Certo. Per mia esperienza, no. Certo.
poi anche noi lo diciamo sempre, no? È vero, siamo noi veniamo qua a fare la nostra esperienza, quindi la nostra scintilla divina, il nostro spirito decide che ha bisogno di venire a fare l'esperienza del perdono, una parte del nostro spirito entra, si reincarna, fa l'esperienza che deve fare per poi ritornare a ricongiungersi all'uno, no? È sempre quel cerchio, no? Il cerchio, perfetto. Sì, siamo d'accordo. Sì, come no. Allora, vediamo un po' qua. Allora, Patrizia di prima ti ringrazia tanto. Grazie. Anche perché è l'anima che ci riconnetta al tutto, ricordiamocelo sempre. Ecco, per quello che è importante coltivare la nostra anima, perché è quella che ci permette di essere ponte tra i mondi, è quello che ci permette di essere in connessione con la fonte, quello che ci permette di collegarci, di connetterci con le altre anime, da anima ad anima. Non c'è distinzione, c'è soltanto una... come dire, una elevazione che dobbiamo portare al nostro essere, non rimanere nell'aspetto solo logico, razionale, ma dare possibilità anche a un'altra forma di intelligenza di potersi esprimere attraverso di noi, che per me appunto è l'intelligenza dello spirito, è la scienza dello spirito. Quindi è sempre... un gioco di equilibrio. Sì. E spesso e volentieri è grazie anche a certi traumi dovuti anche... È un'iniziazione. Che viene fuori questa parte di noi, di connessione. Sì, è proprio la mia relazione verte proprio su questo, proprio. Certo. Daniela, sì. È un rito di passaggio che ci permette di entrare, purtroppo, per fortuna, in una esperienza che è quella del dolore. Sì. E il dolore ci porta poi a sperimentare un momento di aggregazione. Vedi, oggi siamo qui, no? Cioè, è il dolore che ci muove. Sì. Cioè, alla fine noi siamo tutti qua collegati dal dolore. Io ci sono nata nel dolore, lo sai? Io conosco molto il linguaggio della morte, conosco molto il linguaggio del dolore, perché io sono nata nel dolore, nel senso che quando ero nel grembo materno, mia nonna è morta, quindi mia madre ha vissuto la morte della sua mamma. Vi immaginate? Come dentro. Quindi poi non è un caso, no? Che poi io mi ritrovo... a parlare, ad aiutare, e non ho paura del dolore, non lo temo, perché lo conosco, è nel mio DNA. Quindi il dolore è come la morte, è inevitabile e non lo possiamo neanche programmare. Cioè arriva come un pugno in faccia, come uno squarcio a pieno petto che prende e ti apre, e tu sei, ti trovi costretto, non puoi farne a meno perché ti ha colpita. E quando il dolore entra, che maggiormente è innescato proprio dalla perdita di un caro, di un figlio, immaginiamo, e lì diventa un'emozione intensa, forte, impattante, e più ci difendiamo da quel dolore e più soffriamo. Perché? Perché ci chiudiamo, e chiudendoci non permettiamo alla luce di entrare, chiudendoci non permettiamo di entrare in quella iniziazione che abbiamo già parlato, e più soffriamo e più stiamo male. Quindi entra il cerchio in questo modo, quindi ricordiamoci sempre il cerchio, sempre un cerchio. Quindi più soffriamo, più ci chiudiamo al dolore, più ci soffriamo. Più soffriamo, più stiamo male. Più stiamo male e più ci chiudiamo alla vita. Ci lasciamo morire. E quindi che succede? Ci disconnettiamo. E quando ci disconnettiamo, vuol dire che noi stiamo rifiutando quell'iniziazione che la società delle anime, il mondo delle anime, fa il tifo per noi.
perché vuole che invece da quell'esperienza anche noi iniziamo ad aprirci, ad entrare nel mondo delle anime con il corpo terreno. Quindi il dolore ci pone, io dico sempre, il dolore è inevitabile e ci pone sempre di fronte a una scelta: vivere o sopravvivere. Perché se decidiamo di sopravvivere, vuol dire che noi camminiamo con inerzia, disconnessi dal flusso vitale, dall'anima, e quindi perpetua quel malessere profondo che piano piano ci chiude. E quindi il mondo delle anime ci guarda e dice: ma non possiamo fare niente. Ha scelto di chiudersi alla vita. Oppure possiamo vivere il dolore con amore, perché l'amore è la chiave che ci permette di accoglierlo, il dolore. Quindi vivere il dolore con amore invece ci permette di elevarci in uno stato di coscienza superiore, di sviluppare tutta quell'aggregazione con altre anime in terra come noi, come siamo noi. Noi siamo adesso una società di anime terrene che parla, che siamo unite dal dolore, dalle anime, siamo unite dalla morte, cioè la morte ci unisce. Paradossalmente è così. Ecco. Io sto qua a parlare di morte. Eh sì. Cioè, io noi, parlo... Noi continuamente, tu, cioè sempre. Come hai detto tu, io sono tornata da poco da un ritiro dove ho portato le donne, perché mi occupo, no, delle donne, del femminile, eccetera, ad una rinascita. Rinascere implica lasciar morire. La morte non è soltanto un rito di passaggio sociale, quindi il defunto, la celebrazione, è anche un rito di passaggio interiore che ci permette proprio di entrare a far morire parti di noi. Ma quante volte ci capita di trasformare la nostra vita, ci capitano cambiamenti che in qualche modo ci portano a lasciar morire una parte di noi che oggi non c'è più. E quello vuol dire lasciar morire per darci la possibilità di rinascere. Allora, con le donne ieri abbiamo lasciato morire tutti quei condizionamenti che schiacciano la donna da millenni. Quindi hanno lasciato morire la donna che in qualche modo si innesca come vittima di un dolore. Abbiamo lasciato morire quei dolori atavici che nel nostro utero rimangono impressi. Quindi anche qua ci sarebbe tanto da dire, però per dire che la morte è sempre presente, in un modo o in un altro, cioè sempre. E quindi vivere il dolore ci permette di elevarci, ci permette di connetterci all'anima che anima la vita e ci porta a vivere nuove esperienze come quella di un'aggregazione di anime. Siamo qua aggregati, uniti. Sì. Uno sostiene l'altro ed è meraviglioso e dobbiamo dire grazie alla morte. È vero, è vero. Quindi è un dolore che viene vissuto consapevolmente e che unisce e crea l'incontro tra anime. E badate bene, quando dico anime, non faccio distinzione se hanno un corpo o meno. Eh sì, bravissima. Okay. Siamo tutte anime. Certo. E se noi ci sintonizziamo alla vibrazione della nostra anima, sentiamo tutte le anime. Sia che hanno un corpo, sia che non hanno un corpo. Non c'è distinzione. Nei miei ritiri si vive proprio questo. Si fa proprio esperienza di questo. Perché bisogna fare l'esperienza per poter veramente inglobare questi concetti. Però rimangono qua. Però, che è conoscenza e sono importanti. Però poi anche l'esperienza. Quindi io vi parlo in questo modo sicura, ma semplicemente perché per me è un dato di fatto, cioè è esperienza
che ho fatto, che faccio da anni, e quindi per quello ho questa sicurezza, no, nel parlare. Come no, come no. È esperienza la mia, non voglio essere... No, 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 ovvio, ovvio, certo, che se non avrai visto migliaia di persone, centinaia di persone, migliaia, non lo so, di persone che hanno fatto una rinascita, che poi hai avuto un feedback dopo, per vedere gli scontri che hanno avuto poi queste persone nel proseguio della vita, nuovi percorsi, nuovi fiori che sbocciano. Sì, perché è un'iniziazione, cioè la morte, alla fine, per noi che la, tra virgolette, la subiamo, perché stiamo qui a parlarne, siamo vivi, però per noi che rimaniamo e viviamo una perdita, quindi una morte, per noi è un'iniziazione, quindi è un rito di passaggio dell'anima per noi che rimaniamo, ma anche per il nostro caro, perché anche quella persona, lasciando il corpo fisico, passa da una dimensione all'altra, quindi fa un passaggio, per questo va celebrato. E oggi capisco pienamente perché in Africa, in quel dì, se la ridevano. Celebravano il passaggio, celebravano la dimensione leggera e senza dolori, che noi invece sulla Terra siamo chiamati a vivere. Allora, vediamo un po', qui ci abbiamo altre domande, mamma mia, andiamo avanti. Dunque, vediamo un po'. Allora, infatti, allora, buonasera. Posso chiedere cosa succede ad un'anima di una persona che si suicida? Sempre qui, per esperienza. Sono anime che non ce la fanno, non ce la fanno a sentire il peso della terra e quindi decidono di farlo volontariamente, l'atto di andarsene, perché a volte accade, no? Un incidente, una malattia, a volte lo causano e quindi non ce la fanno a sostenere il peso della terra, non ce la fanno a sostenere il dolore della terra e quindi decidono di interrompere il cerchio, ma anche lì c'è un cerchio poi in realtà. Quindi io provo molta, non lo so, provo tanto, tanta compassione per quelle anime che decidono di andarsene volutamente, volontariamente, perché per mia esperienza non ce la fanno, non ce la fanno. E ti dico, Danila, che mi è pure capitato di incontrare persone che sono arrivate a me come ultima spiaggia, che dopo di me si sarebbero, cioè, come per dire, se non è la mia ultima speranza, perché io non me ne voglio andare, sto cercando di studiare il metodo meno doloroso per andarmene. E quando senti queste cose, no? È un peso che arriva al cuore, perché dici, cavolo, ma quanto è pesante per te questa vita, questa esistenza? E allora succede che magari sono anime che hanno proprio scelto di ritornare anche con fatica sulla terra e che poi a un certo punto non ce la fanno. E quindi, come per dire, ci ho provato, ma è troppo. Eh sì. Quindi ritornano in un'ascesa chiaramente che sarà graduale, perché dovranno sicuramente affrontare diversi piani di densità, di peso, e che porterà poi a fare un'altra scelta, chissà quando, di ritornare sulla terra. Allora, qui ti ricordi quando parlavamo della memoria che ci abbiamo, no? Noi, sì, come sì. Corpo fisico, eccetera. Quindi sì, anche sì, donando sangue, lasciamo un pezzetto di noi in un'altra persona?
Il sangue fluisce, quindi diciamo che un po' meno rispetto a un organo, però sì, certo. C'è stato anche la scienza proprio ha portato dei casi. Ora, col fatto che dovevamo parlare di altro, non mi ricordo adesso i nomi di questi casi, però c'è stato uno che mi ricordo in cui dopo un trapianto, ora però non mi ricordo di quale organo, se era, non mi ricordo sinceramente, però c'è stato poi al risveglio del paziente, quindi il trapiantato, che improvvisamente, da che era abituato ad avere dei gusti alimentari ben definiti, si è trovato a sviluppare nuovi gusti a richiedere di mangiare, ad esempio, delle bistecche di sangue rossa che prima le detestava e che dopo il trapianto, al di là del ferro e tutto quanto, ha cominciato proprio a sviluppare e a condurre una vita completamente con parametri diversi da prima, come se ci fosse un'altra persona. È incredibile. E ce ne Come sono di casi così, ce ne sono, no? Come no? Ma come no? C'è l'acqua che ha memoria, vuoi che anche no? Ma tutto di noi ha memoria. Guarda, sono tornata da questo ritiro dove io porto avanti un lavoro molto profondo con le memorie in utero, Daniela. E ti dico che quello che accade è veramente straordinario, di quante memorie ci portiamo dietro di generazione in generazione, della linea materna, noi donne in particolare, figuriamoci con un trapianto. Assolutamente, figuriamoci. Nada, grazie per la risposta, ovviamente, eccola qua. Grazie. Allora, posso chiedere? Ah, questo abbiamo già chiesto. Allora, qui non so chi è, non so chi è, ma te lo so dire. Mamma mia, signore, eccola qua. Allora, dice, infatti, maestri. Eccola qua, Patrizia. Ah, Patrizia, questa è una nostra medium che, appunto, parlando prima all'inizio, ha fatto il seminario. Della cassa, conosco bene la dimensione della cassa. Ecco, e noi, Patrizia Perrone, da noi fa, Sì, di si occupa insieme, questo, è sì. diciamo la nostra punta di diamante della lettura dei registri akashici. Allora, dice Patrizia, infatti i maestri e tutte le entità di luce ci consigliano di imparare ad usare il cuore per ascoltarci e comprendere i loro messaggi. Prima parlavamo del cuore. Sì, no, ma il cuore è veramente, io avrei un mondo da dire, però poi usciamo completamente dal tema. Però il cuore è un organo, a me, guarda, ve lo dico con una fermezza e determinazione perché lo constato, lo provo, lo faccio provare anche, quindi non è soltanto una mia realtà, ma poi diventa di altri anche, è l'organo spirituale più importante che noi abbiamo. Ci sono studi sul campo del cuore, ma veramente, Infatti, quando facciamo qualsiasi cosa, meditazione, quando ci concentriamo, iniziamo dal cuore. sempre la mano sul cuore. Viene fatto la mano sul cuore, viene fatto anche in altri riti che siano, no, sociali, tipo militari, si mettono la mano sul cuore, nel senso che a proteggere, come a proteggere o a far sentire ancora di più la vibrazione della cosa che stiamo vivendo, dell'emozione che stiamo vivendo e conservare, no? Cioè, è una cosa straordinaria il cuore, infatti. E gli egizi l'avevano capito Egizi prima lo di sapevo, i miei fratelli lo sapevano. Eh sì, ah, sono tuoi fratelli, vedi? Molto bene. Allora, passiamo a questa amica qua che si chiama, ti dico subito, Elisa Pecoraro. Ecco qua. Allora, buonasera, Elisa.
Mio marito è morto pochi mesi fa in un incidente stradale, giovane e padre e marito amorevole. Non ha avuto nemmeno il tempo di frenare. Mi chiedo continuamente se si è reso subito conto di ciò che gli è accaduto e se ha sofferto dopo essersene accorto, che ha provato rabbia e dolore come me. Mi dispiace tanto e mi rendo conto che sono impatti forti, ma quelli che soffrono siamo noi che rimaniamo. Quindi la sua sofferenza, no. Proprio perché c'è stato un impatto, la sofferenza è nostra, è per noi che rimaniamo. E la rabbia e il dolore sono sentimenti normali quando si vive una tragedia come la tua. Quindi su questo chiaramente è importante che tu prenda sempre più coscienza che sei di fronte a un'iniziazione. Quindi sei di fronte a una iniziazione che puoi prendere o rifiutare, ma se sei qui è chiaro che la vuoi prendere. E nel momento in cui la prendi ci devi entrare, devi attraversarlo, perché è proprio lì che entrerai in contatto con la tua anima, che di riflesso si metterà in contatto con la sua, perché noi non siamo mai soli. Tra voi c'è un legame. Come si chiama questa donna, Daniela? Te lo dico subito, Elisa. Elisa, tra voi c'è un legame che attraversa i tempi dei tempi. Non siete separati, è soltanto a livello sociale. Entra nella società delle anime, perché lui è lì adesso e non sta soffrendo, anzi si è liberato dalla densità della materia. Adesso però sei tu che puoi scegliere di vivere il dolore con amore, l'amore che c'era magari proprio tra voi ti permetterà di entrare a sentirlo. Sì, capiamo che comunque sono percorsi impattanti, più o meno lunghi, nel senso, certo, è successo da pochi mesi, quindi ognuno di noi ha il suo tempo, però ti dico che per esperienza anche qui non c'è un tempo standard, eh? Ci sono persone che sono entrate subito, cioè nell'impatto emotivo del dolore si sono lasciate talmente squarciare che quella luce è entrata nella profondità, che non è passato tanto tempo da entrare a sentire il tutto. È chiaro che sono lezioni di vita importanti e impattanti. Ma infatti Elisa è qui con noi stasera. Infatti, quindi continua Elisa, perché ripeto, è un legame che non si spezza e neanche un incidente lo spezza. Sì, un abbraccio forte a Elisa. Sì, grande, immenso. Allora, vediamo un po'. L'anima può essere sia dove ha vissuto la persona e anche dove è deceduta? Non capisco. Allora, nel senso che a volte quando una persona muore, l'anima rimanga attaccata all'ambiente e lì c'è un lavoro di proprio di lasciare andare, che deve essere fatto, sia magari se rimangono dei cari all'interno di quell'ambiente o anche proprio con l'anima in relazione con quell'ambiente. Quindi capita ad esempio che ci sono ambienti, le famose infestazioni, se le vogliamo chiamare così, ma
non voglio essere i Ghostbusters, però diciamo che lì c'era un filo di verità, ma proprio un filino, che appunto a volte capita che la persona rimanga attaccata all'ambiente e quindi non passi oltre, non vada verso quell'ascesa che la fonte attrae. La fonte attrae tutte noi anime prima o poi, La fonte a noi ci può attrarre adesso con il corpo, quindi noi possiamo vivere diversi stati di coscienza e ovviamente elevarci, entrare in contatto con il mondo invisibile avendo un corpo terreno. Quando non abbiamo più il corpo terreno, se noi rimaniamo attaccati alla materia, può capitare che l'anima non faccia questa ascesa e quindi rimane in qualche modo vagante nella dimensione che non è poi la sua, quindi deve essere comunque accompagnata. Anche le anime devono essere accompagnate, ma diciamo che tutte le anime devono essere accompagnate, sia con un corpo o non. A volte sono anime molto elevate e quindi riescono facilmente, altre volte, ecco, i medium, persone come noi, riescono magari a fare un accompagnamento anche a quell'anima che non ha più un corpo. Ma poi c'è tutta anche la fase in cui loro sono accolti dall'altra parte, sono sempre accolti dall'altra parte. Però magari rimangono attaccati e quindi rifiutano, perché rimangono attaccati proprio alla materia. Ci sono anche le memorie, infatti, dell'ambiente, no? Allora, vediamo un po', vediamo questa. Paola, grazie per la risposta. Grazie. Lila. Allora, Lila. Ciao Lila. Allora, buonasera e grazie per le bellissime parole. Durante la sua malattia, nostra figlia ci ha guidati alla sua morte. Meraviglia. E ci ha fatto un dono enorme, perché abbiamo vissuto tante emozioni particolari che ci danno serenità nel dolore. Wow. Grazie, grazie, grazie. Lila, mi ha fatto venire un brivido lungo la schiena, è meraviglioso, perché poi succede questo, che magari a volte accade in modo consapevole come la grande anima di tua figlia, altre volte è inconsapevole, però tutti ci accompagnano a prendere coscienza della morte come proprio significato di passaggio e ci vogliono continuamente dimostrare che loro continuano ad essere vivi, ma nell'anima. E quindi quello che ti è accaduto è un dono immenso, e anche condividerlo è un dono immenso per me e per noi, grazie. Te l'avevo detto prima di entrare in diretta, sì, che abbiamo tante amiche che stanno facendo dei cammini, meravigliosi, stesse maestri nostri, cioè tutti noi camminiamo insieme allo specchio dell'anima, perché ci teniamo tutti per mano e via, ognuno di noi fa una cosa, ci sono tante amiche che tirano fuori delle domande che sono straordinarie, no? Che, per cui sentiamo le risposte dai vari relatori, eccetera, e poi vediamo questi percorsi di queste persone, vedi che sono persone speciali, che loro insegnano. Perché, sì, perché, da dottoressa dell'anima, perché hanno scelto di accogliere il progetto divino dell'anima sulla Terra, quindi di vivere il dolore con amore, e che ovviamente l'amore, ricordiamoci, che ha una forza potentissima, che se non sappiamo come usare questa forza, cadiamo facilmente vittima delle sue potentissime distorsioni dolorose. È la resistenza all'amore che causa i problemi, non l'amore in sé. Quindi l'amore ha una luce fortissima e quando ci investe ci illumina anche le nostre parti più dolorose. E quindi da lì, Lila è un esempio, da lì si inizia veramente a vivere il dolore con amore. E questo porta chiaramente la connessione al tutto e non ci si nasconde più dietro il dolore, ma
lo si manifesta a testa alta, come dico sempre anche nei miei ritiri, nei miei gruppi, a testa alta, sempre nella gioia e nel dolore, perché il dolore come la gioia sono maestri essenziali al nostro cammino. Sì. Grazie, grazie di queste risposte. Allora, grazie mille Lila. Allora, diciamo Elisa. Elisa è l'amica che ha prima fatto una domanda. Grazie, sceglierò sempre l'amore. Quella che diceva che il marito è morto da poco. Sceglierò sempre l'amore, lui e l'amore è l'amore della mia vita eternamente. Brava. E questo amore non conosce morte. Quindi se tu fluisci in questo, ti connetti a questo amore, attraverserai anche il dolore con amore e quindi ti permetterai di iniziarti a vivere la tua vita in maniera più connessa al tutto e quindi lui c'è, perché lui lì è. Ah, ciao la Cinzia adesso. Ciao Cinzia, un abbraccio. Quando quella luce entra, la luce che dicevi che entra nello squarcio del dolore, è meraviglioso. Quando ho sentito mia figlia è stato un momento indescrivibile. Sì, è così. Ma posso sapere il cognome di questa Cinzia? Acciolo. Ciao Cinzia! Non vi conoscete, perfetto! Perché l'abbiamo vissuto e questo l'ho riconosciuta da quello che ha scritto, pensa. Grande. Ecco, Cinzia può essere veramente testimone di tutto quello che sto dicendo, no? Quindi di come sia stata un'iniziazione vera e propria questa esperienza sua. Bene. È così. Sì, vedi. E la figlia la continua a seguire, a guidare? Ogni tanto... Allora, no, Cinzia lo dobbiamo raccontare. Allora, Cinzia è stata ad un ritiro i primi di ottobre. Io sto sempre in ritiro, praticamente. Sì, me ne sono accorta. Ogni volta che ti ho cercato, eri sempre in ritiro. Adesso ce n'è un altro a novembre. Vedi, non ti smetti mai. Sì. E Cinzia è stata al ritiro i primi di ottobre, quindi 2 settimane fa. E a lei sono successe cose veramente straordinarie, perché nel momento in cui ha accolto il dolore con amore, la figlia ha cominciato a manifestarsi in maniera veramente palese. Una fra tante esperienze, perché ne ha avute tante, però è quella del pappagallino. A un certo punto lei si ritrova con questo pappagallino, lei passeggiava, quindi stava per cavoli suoi, così si ritrova con questo pappagallino che si attacca alla testa. E ora lei ha i pappagallini, perché tu non so se sai, ma il pappagallino in alcune culture rappresenta proprio il passaggio dell'anima. Cioè il pappagallo è un animale totem per alcune culture che rappresenta si presta il corpo a delle anime per poter rientrare nel contatto terreno e lo fa attraverso gli animali. Quindi gli animali in generale sono anime lì, hanno una loro anima, ma a volte sentono proprio la vicinanza delle anime e quindi a volte si prestano proprio a trasmettere, no? delle loro movenze, diciamo così. E in alcuni posti del mondo il pappagallino rappresenta proprio come quell'animale sacro che accoglie per un breve tempo il passaggio di alcune anime che hanno lasciato il corpo però vogliono ritornare per un attimo a sentire quel contatto fisico. E quindi lo fa con il corpo del pappagallino. Quindi questa Cinzia si è trovata con questo pappagallino attaccato alla testa, se l'è portato a casa, hanno cercato il proprietario, niente, nessuno l'ha reclamato,
morale della favola, insomma, lei adesso a casa ha due pappagallini perché l'ha voluti mettere in coppia. È venuta al ritiro i primi di ottobre. Daniela, io faccio i ritiri in posti isolati, dove si sta veramente nel nulla, proprio per dare un... Per favorire l'ascolto, il silenzio, le pratiche mie di meditazione. Sì, ma infatti l'ho visti alcuni posti dei tuoi ritiri. Esatto, brava. E stavamo lì, perché quello è quello, diciamo, che concentro i miei ritiri al femminile. A un certo punto, Daniela, io faccio ritiri in quel posto con le donne dal 2018, ok? Cinzia partecipa a un primo ritiro qualche anno fa e appare magicamente su una ciotola un cuore con la luce riflessa di una candela. E vabbè, pure lì fotografato abbiamo detto, vabbè Cinzia, no? Sì. Questa volta, ai primi di ottobre, io mi sono ritrovata a uscire dalla sala di meditazione con un pappagallino sopra la mia macchina. Ma dai! Ti giuro. E Cinzia che faceva? No, vabbè, non ci posso credere. Poi un pappagallo, gli inseparabili, incredibile. Stava lì sulla mia macchina, che era parcheggiata davanti alla sala, alla porta d'entrata, dove faceva avanti e indietro e si faceva ammirare. Noi ci siamo avvicinate perché eravamo tutte sconcertate. Ho detto: ma com'è possibile che qui sia finito un pappagallino? Ripeto, non c'è nulla intorno, non ci sono, cioè. Non si sa. Alla fine, vabbè, riprendiamo, questo pappagallino lì rimane e poi, vabbè, vola via, non so. Alla fine, gli inseparabili era un messaggio per Cinzia, dall'anima di Noemi, la figlia, che sono anime inseparabili. E quindi anche lì, che stava facendo un lavoro sul suo femminile, su tutto quello che riguarda, no, la maternità, comunque il dolore sulla maternità, è una mamma che ha perso una figlia, no? Arriva. Così. Questo per dire che quando noi scegliamo di vivere il dolore con amore, siamo tutti connessi e non c'è nessuna distinzione. Non c'è separazione. No. Eh sì, lo diciamo continuamente anche noi, continuamente, continuamente. E questa cosa che è accaduta alla Elisa, Elisa, vero si chiama? La Cinzia, no? Cinzia. Questa cosa che è accaduta alla Cinzia ha fatto anche sì che tutte quelle che erano intorno in momento lì abbiano vissuto con lei questa esperienza, ed ecco l'apertura. Brava. Perché sono cose straordinarie. Ci sostengono. Sì. Quindi ci sostengono nell'iniziazione di entrare in questa connessione con il tutto. E purtroppo, dico purtroppo, non è sempre così. Però purtroppo la maggior parte delle volte accade con l'impatto del dolore. Sì. Non c'è niente da fare. Perché ci squarcia. È quello che proprio che ci fa prendere subito coscienza... dello spirito, ecco, la coscienza spirituale si espande ed espande il campo del cuore, quello che dicevamo prima, no? Cioè, la terra è, come ho detto prima, ha un'energia toroidale, e questa energia toroidale è stata vista e studiata come riprenda anche il toroide del cuore, che è il campo energetico che noi abbiamo qui. Quindi questa forza unita a, appunto, che si unisce a questo involucro che è la terra, perché noi siamo in questo contenitore, ci mette in una connessione nel tutto che ci espande, ci fa sentire le altre anime, tutto, ma non ci fa sentire solo le anime, ci fa sentire le anime degli alberi, ci fa sentire le anime degli animali, ci fa sentire le anime delle piante, ci fa sentire tutto, tutto ha un'anima, l'anima del mondo, l'anima della terra. È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, questo qua invece è il nostro amico Enrico. Ciao Enrico, come si fa a non rimanere attaccati al luogo della morte? Come possiamo aiutare queste anime a fare il passaggio?
Allora, come si fa a non rimanere attaccati al luogo della morte? Vuol dire che noi dobbiamo fare un lavoro qui sulla terra interiore che ci porta sempre di più a vivere il non attaccamento. E quindi dobbiamo sviluppare il non attaccamento. Quindi noi dobbiamo, diciamo così, sempre di più sviluppare questa coscienza spirituale che ci mette di fronte a una realtà, che è quello di non rimanere attaccati alla materia, perché non è questo quello che serve a noi per evolvere. A noi serve l'amore, a noi serve la libertà, a noi serve la gentilezza, a noi serve il poter sviluppare la sorellanza, la fratellanza. E questo chiaramente non implica quell'attaccamento alla materia come magari può essere la parte economica, la parte anche dei legami, no? Allora, nella presentazione, Danila vi ha letto che mi occupo anche di dipendenze. Allora, considerate che noi sulla Terra viviamo ogni forma di dipendenza. Per fortuna io, la sottoscritta, ma anche penso voi, non da sostanze illegali, però ci sono anche dipendenze da sostanze legali, come ad esempio le sigarette, come ad esempio il caffè, come ad esempio l'alcol, come ad esempio i farmaci. Ecco, tutto questo ci porta a densità e ci porta a rimanere attaccati un po' a quella materia densa. Quindi questo, diciamo, è un aspetto dipendente. Quindi noi sulla Terra siamo chiamati anche a sviluppare l'indipendenza, che non è soltanto da sostanze, ma è anche da comportamenti, dipendenze affettive, dipendenze da ogni forma di attaccamento che ci porta lontano dall'anima che siamo. Perché l'anima non ha bisogno di tutto questo. È la nostra parte materica. È la nostra parte proprio che rappresenta la personalità, l'identità, ma l'anima non ha bisogno di tutto questo. Quindi come possiamo andarcene liberi, come dire, leggiadri da questa terra quando accadrà? Iniziare già da adesso a essere più possibili liberi da ogni forma di dipendenza e attaccamento alla materia. E quando accade che ci sono magari delle anime che rimangono in qualche modo attaccate al luogo, quindi alla materia, quello che possiamo fare per aiutarle a fare quel passaggio e tornare a quella fonte che le attende è proprio quello di accedere al campo del cuore e quindi entrare in una connessione profonda con il proprio campo del cuore che si connette alla fonte, quindi il mio cuore terreno si connette alla fonte. Si connette al cuore pulsante della terra perché il mio pulsa, perché è vivo, è materico. Quindi il cuore pulsante della terra si connette al cuore del cielo. Allora a quel punto la fonte passa attraverso di me, crea il raggio e l'anima viene presa. In maniera molto. No, No, ma perché mi è capitato un bella sacco di questa volte nel passato, quindi io l'ho vissuto sempre così. spiegazione. Bella questa spiegazione, diciamo figurativa anche, È bella. vissuta, è sempre esperienza, quindi Allora, è per vediamo un questo. po', perdonami, Enrico. Vedi, come possiamo aiutarle anche se non siamo medium? Te l'ha appena No, spiegato. no, no, allora, sì, esatto, ma poi non lo so, facciamo una chiarezza. Allora, e penso che questo, Danila, me lo confermi. Noi siamo tutti medium, nel senso che siamo tutti mezzi connessi cielo, terra. Non a caso la pianta dei piedi è connessa alla terra e non a caso la nostra fontanella è sempre rivolta al cielo. Quindi noi siamo dei mezzi. Che cosa vuol dire medium? Essere nel mezzo di queste due entità. Poi ci sono persone che nascono proprio per fare questo, per portare, ecco, una Gina Antonelli, una Danila, tanti, un io, tu, cioè insomma, no? Che nascono con questa missione, come per dire, io nasco sulla Terra per far vedere che è possibile.
e quindi c'è chi fa i corsi, chi fa i percorsi, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da questo presupposto, siamo tutti dei medium, dobbiamo soltanto entrare nello sviluppo della coscienza spirituale, che richiede un percorso, richiede un cammino, e voi ci siete. Quindi continuate, continuate, perché entrando sempre di più nell'espansione dell'organo spirituale più potente, riuscirete senza dubbio, perché ricordatevi che la coscienza è un movimento di energia in cui siamo parte di un'unica grande coscienza divina. E qui parlerò poi al convegno a Torino, perché parleremo proprio della coscienza cristica. E non spoileriamo più, non spoileriamo più. Però la mia fermezza nel dirvi queste cose è proprio perché, conducendo tanti gruppi da tanti anni, io quello che vi dico l'ho constatato, perché poi io sono la prima ad essere come San Tommaso, eh? Quindi tutto quello che io dico è perché prima l'ho sperimentato io sulla mia pelle e poi l'ho portato a sviluppare, a farlo sperimentare agli altri. Quindi ormai veramente per me è certezza. E vi garantisco che una Cinzia di prima era completamente ignara di questo mondo e che dopo la morte della figlia, dell'incidente che ha avuto, si è aperto un mondo e riesce adesso a connettersi con la figlia. È medium, siamo tutti medium. È chiaro che ognuno ha il suo cammino da svolgere. Sì. Sei d'accordo, Daniela? Sì. Sì, sì. Allora, questa invece, ciao Sabina, è un'altra amica. Buonasera, sono Sabina Vicari, mio figlio è andato via volontariamente. Io mi sono sentita come illuminata e con una pace immensa interiormente, come se l'avessi seguito. Mi ha dato segnali quasi immediati. Cosa significa? Significa che tu sei già un'anima molto evoluta. E non a caso hai accompagnato questo passaggio e hai vissuto questo passaggio in questo modo. Vuol dire che tu sei un'anima antica. E il figlio era tanta roba. Era Sicuramente, perché un'anima antica che partorisce un'altra creatura non è da meno. Sì, è il patto dell'anima che si fa prima di arrivare. Brava. Sì, noi veniamo scelti. Io ad esempio sono stata osservata a lungo prima di partorire mia figlia. Ecco, vedi. Allora, salutiamo Sabina con un bacione e poi... Grande Sabina, anima grande. E poi passiamo a... aspetta un attimo, che non è una passeggiata, è normale che sia dura, è un impatto, come ho detto, è un purtroppo, per fortuna nessuno è esente da questo dolore, quindi sto leggendo. Ecco, è molto dura, ma grazie mille. Io ho perso mia mamma 3 anni fa e mio marito 6 gennaio del 2024. No, sarà 23. Sono 22, sarà. Sono 2 anni, li sento tutti i giorni. Amore, vedi? Sono amore. Allora, quell'amore non muore mai. È quel campo che si connette al cuore e che loro sentono per risonanza e si agganciano lì e si fanno sentire da lì. Quindi più noi impariamo a sviluppare questo campo, e più riusciamo ad entrare nel loro campo, cioè è un campo che si unifica nell'amore, non c'è altra via, è l'amore che unisce. E vedi Lila? Lila è la signora Lila. Di Lila. Grazie ancora, non è un caso che siete entrati tutti voi nella nostra vita, vedi? No, assolutamente. E ma voi poi... nella nostra, esatto. E voi nella nostra, è certo.
Esatto, perché è uno scambio importantissimo quello che avviene, eh? Cioè qui non è che c'è qualcuno che è superiore e qualcuno che è No, 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 ci inferiore. Qui mancherebbe. siamo tutte anime in cammino, lo scopo di alcune è essere qui, magari parlare, altre di magari vivere in maniera diversa la loro esperienza, cioè ognuno c'è il suo cammino, il suo Ognuno dona progetto. quel che, il proprio dono agli altri, ognuno Anzi, una cosa diversa, il nostro compito. sì, e ti dirò di più, Daniela, e lo dico a tutti, e lo dico guardandovi bene negli occhi, che proprio le anime che conoscono il dolore sono le anime più sensibili che io abbia mai incontrato nella mia vita. Posso aggiungermi a te, a questa. Sì. Io lo dico sempre, se oggi sono quella che sono, è grazie all'incontro che ho avuto nel mio cammino con queste anime, perché poi queste anime mi portano le anime dei loro cari, diventa una comunione di anime dove si apprende tutti, c'è un interscambio e c'è veramente una filodiffusione di amore, incredibile. Filo di fusione d'amore mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. Lo so, sono parole che vengono. Sì. Allora, sono sempre Sabina, però nell'arco di questo anno e mezzo si è palesato cambiando modalità, ma una volta mi ha quasi salvato la vita. Cioè, meraviglioso. Ma perché infatti loro ci vogliono in qualche modo salvare. Cioè, che cosa si intende per salvare? A parte che possono accadere veramente episodi incredibili in cui veniamo veramente salvati. Ad esempio, a me è successo quando ero bambina in Africa che passeggiavo lungo la barriera corallina e presi da bambina una bellissima conchiglia colorata, tutta a pois, bella affusolata, e ci giocavo, ci giocavo, ci giocavo. Alla fine sentivo che mia madre diceva posala, posala, dobbiamo tornare, io invece era troppo bella, no? L'attaccamento dei bambini. E quindi la tenevo, però a un certo punto ho sentito una spinta forte che mi sono girata perché mi sono detta, ma è mia madre? Non c'era nessuno e mi ha spinto a lasciare questa conchiglia. Beh, Daniela, tornati a casa, la rivista locale. C'era in prima pagina conchiglia killer. Attenzione, se la incontrate, non toccatela perché il suo pizzico è avvelenoso. C'è tempo, pochi secondi e la persona muore. Ma dai. Sì. Ma ci sono tanti episodi della mia vita, Come però. no? Quindi Come no? capisco, capisco Sabina, perché a volte arrivano queste spinte che ci spingono, proprio ci spingono a toglierci da un pericolo imminente e ci salvano la vita. Ma succede anche che loro, le anime, la società delle anime invisibili, ci porti veramente aiuto a salvarci dalla chiusura del dolore e quindi a lasciarci morire e a chiuderci alla vita. Perché come dico sempre, Daniela, nel momento in cui noi, e ve lo dico sempre guardandovi bene, nel momento in cui noi veniamo al mondo, già abbiamo un atto di fede enorme verso la vita, perché noi veniamo al mondo e non sappiamo cosa ci accadrà, ok? A livello proprio cognitivo, non sappiamo quello che accade il giorno dopo. Possiamo avere delle premonizioni, possiamo avere delle intuizioni, ma fino in fondo non sappiamo niente. E quindi già quello è un atto di fede verso l'esistenza, ok? Verso l'esistenza. E questa vita implica vivere pienamente, implica anche il dolore, implica anche la morte, implica anche questa sofferenza, che noi possiamo essere salvati grazie alla coscienza spirituale che ci salva perché ci porta ad aprire, a scegliere quell'iniziazione, a vivere il dolore con amore e accadono poi queste incredibili manifestazioni di amore. Eh sì. Allora, Paola.
Prima ha parlato della gioia, gioia. Sono insegnante e venerdì in classe quarta, dopo aver salutato i bambini, chiedo cosa avevamo fatto come ultimo argomento. Ad un certo punto mi dicono: maestra, sei felice? Non immaginate la gioia che ho provato, non avendo fatto nulla di speciale, ma come i bambini ci osservano e sentono il nostro cambiamento. Sì, i bambini sono molto più sensibili perché hanno meno densità di vita addosso e quindi sono canali molto più leggeri rispetto all'adulto. Sì. Sentono, sì. Sono molto, sì. Allora, grazie infinite, chi lo dice? Ha sempre la Sabina. Grazie infinite, mi ha confermato che c'è qualcosa di straordinario in questa terribile esperienza. Sì, purtroppo per fortuna possiamo dire che la morte ci facilita ad un quantum jump, a un salto quantico, un salto di coscienza spontaneo che può aiutarci a vivere su questa terra integrando il nostro potenziale spirituale. Perfetto. Allora, io direi che sono, cioè, le 22:44. 44, guarda. 22:44. Esatto. Non a caso, vero? Non a caso, niente a caso. Detto questo, direi che siamo arrivati a una bella ora. Normalmente durano un pochino meno le nostre dirette, ma noi questa sera abbiamo voluto fare, diciamo, una serata a tutto tondo, per così se ci incastrava di parlare anche di altre cose, così insomma, facciamo vedere che anche Paola Vivi dice il doppio. Grazie mille. No, direi che la nostra Lucilla stasera è arrivata, insomma, siamo arrivati a un punto giusto del nostro tempo. Quindi che dirti, Lucilla? Cioè, è stata una bellissima sorpresa conoscerti, bellissima. Grazie. E noi tutti quanti qua ti aspettiamo al nostro... Per il campo del cuore, eh? Il campo del cuore dobbiamo approfondirlo. Grazie. È una promessa. No, grazie a voi, è stato veramente per me un onore, un piacere poter essere qui, perché bisogna parlarne sempre e tanto, perché ci sono tanti tabù dietro la morte che devono essere veramente scardinati, e quindi certo, per me è stata una, come dire, importante portare questa mia conoscenza, questa mia esperienza anche di vita qui con voi. Quindi grazie dell'invito, grazie a Gina ancora tanto, perché mi ha sentita, perché io ho sentito lei prima che mi invitasse. Pensate, ecco come si muove lo spirito, il mondo dello spirito. Io erano giorni che dal nulla mi era venuta questa Gina Antonelli e ho detto, bah, chissà. Cioè io non so, già sapevo che sarei stata in qualche modo coinvolta, e dopo un po', non so, forse qualche settimana, è arrivato il suo invito. Ed è il mondo dello spirito, è quella società di anime invisibili. Brava. Che ci unisce. E brava, quindi noi siamo a servizio e fluiamo con loro. Assolutamente. Quindi grazie. Grazie. Infatti anche Gina ti ringrazia di cuore, meravigliosa diretta, vedi? Grazie Gina, grazie tanto, sono molto contenta che ci sei. Grazie. Poi vatti a leggere tutti i commenti, ovviamente, vedi, Gina Antonelli poi risponde, sono come il prezzemolo, è vero. È ma vero. Tu sei, allora, ogni società c'ha un sindaco, no? Lei è il sindaco delle anime, quindi Gina, lei... ancora sindaco non ti avevano chiamato. Il sindaco delle anime, e quindi certo, lei coordina, si muove, unisce, certo, crea ponti, ed è meraviglioso, certo. Quindi grazie Gina. Crea ponti, sì. Ma anche autostrade, anche... Sì. È un sindaco, dà l'ok a tutto. Grazie.
Grazie, grazie a te. A voi, grazie a tutti. Un bacio enorme, gigantesco. Mi raccomando, vatti a leggere i commenti perché sono tutti per te. Io grazie. Ti ringrazio. Sogni d'oro a tutti. Grazie davvero. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti, amiche. Buonanotte. Alla prossima, ci vediamo venerdì. Buonanotte.